L'operazione, benché ripetuta, ebbe conseguenze molto nefaste. Non soltanto egli non poteva più fare uso della vista, ma il suo intero organismo fu prostrato dall'operazione, da medicamenti dannosi e da altri fattori. Così che per 6 mesi interi egli fu quasi sempre malato. Dieci giorni prima della morte sembrò all'improvviso che i suoi occhi migliorassero, tanto che un mattino poté di nuovo vedere bene e anche tornare a sopportare la luce.